Salve amici, benvenuti o bentornati qui nel canale. Come vedete sono con il Mini 2, sono venuto qui in questa location per fare una prova che ritengo possa essere molto molto interessante. Questa funzione può salvare il nostro Mini nel caso in cui siamo in estrema difficoltà, quindi ritengo che questo video sia molto molto interessante. È una funzione che in pochi conoscono e andiamo a provarla insieme in questo video. Come sempre vi chiedo un supporto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciatemi un like e un commento qua sotto. Bene, bando alle ciance, andiamo a provare questa funzione. Di cosa si tratta? Allora, parliamo del punto di ritorno a casa automatico, RTH. Questa funzione ci consente di impostare l'altitudine di Return to Home e anche il punto base dove vogliamo che il drone torni. Questa funzione ci dà la possibilità di selezionare il punto esatto dove è ubicato il drone, cioè se io mando il drone a 10 metri dal radiocomando io posso dire tramite l'applicazione torna a casa qui in questo punto dove è ubicato il drone. Ma non solo, la DJI Fly adesso ci dà la possibilità anche di impostare un punto di ritorno tramite la mappa. Quindi a cosa ci serve sapere questo? Ci serve nel caso in cui siamo molto distanti con il drone e magari non abbiamo sufficiente batteria per tornare al punto di partenza. In questo caso mettiamo che siamo a una distanza di 500 metri, mettiamo che siamo controvento e mettiamo che abbiamo poca batteria, non ci basta per tornare a casa. Cosa fare in quel caso? Trovare un punto sulla mappa prossimo al punto dove è ubicato il drone, che però ci consenta un recupero, e impostare il punto di ritorno a casa direttamente sulla mappa. Andiamolo a provare insieme facendo una simulazione e vediamo com'è semplice e come funziona. Prima però cambiamo la batteria perché questa è scarica, mettiamone una carica. Andiamo a far partire la nostra DJI Fly. Ecco, come abbiamo appena sentito il punto è già stato registrato. Infatti se andiamo a vedere nella mappa, cancelliamo le informazioni, vedete, è possibile vedere tramite la vista satellite, ecco dove siamo, il punto, il pallino blu è il pallino del radiocomando, il punto H è il punto che ha appena registrato. Adesso vediamo come fare per registrare un punto tramite la mappa. Mandiamo una certa distanza e poi proviamo questa funzione. Drone carico. Allora, Mini. Andiamo. Batteria carica. Allora, mandiamolo a una certa distanza, diciamo non troppo distante, che io possa vederlo. Bene, direi che ci siamo. Thank you.
Allora, il drone adesso è a 280 metri dal punto di partenza. Mettiamo il caso che siamo con pochissima batteria, non ce la facciamo a tornare a casa, cosa fare? Allora, individuo sulla mappa, andiamo a zoomare un po' meno, un punto che mi consente il recupero del drone. Diciamo che il punto possa essere questo qua, questa casina che vedo qui davanti a me. Vediamo se riesco a farvela vedere. Ecco, diciamo che ho individuato il punto dove recuperare il drone. Adesso non mi resta che andare su aggiorna punto di ritorno. Come vedete va direttamente sulla mappa e in questo modo io vado a trascinare, in questo modo posso trascinare il punto H e posizionarlo esattamente nel punto dove voglio che lui torni a casa. Quindi lo imposto. Come avete sentito, ha registrato il punto. Imposto l'altezza di ritorno, che diciamo nel mio caso sia 30 metri. Bene. E posso andare adesso a vedere, anche tramite la vista aerofoto, il punto che ho selezionato. Vedete? Sono in prossimità dello stradello dove io posso andare a recuperarlo. Adesso premo il tasto di ritorno a casa automatico. Go home. Vedete? Il drone si sta ruotando e sta andando nella direzione, in questo momento sta salendo alla quota preimpostata e si sta dirigendo nella direzione che io ho impostato e nel punto esatto dove poi posso andare a recuperarlo. Ora, in questo caso stoppiamo, non ha senso andare a recuperare il drone a 100 metri di distanza, però questa è una funzione che ci può veramente salvare nel caso di bisogno. Bene, abbiamo visto questa funzione, abbiamo visto che è molto semplice da azionare, è solo un po' laborioso, però in alcuni casi questa è una funzione che ci può veramente salvare. Ragazzi, fatemi sapere se conoscevate già questa funzione di Return to Home, se questo video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, fatemelo sapere, vi aspetto qui sotto nei commenti, ci vediamo con nuovi video, alla prossima, ciao!